Annapolis. Bilingus hometown. He likes people with the poppies and the homosexual pool. Indianapolis, the circus of rock, much better than Neapolis. I love Dr. Spock. Oh, Indianapolis, Indianapolis. Hey, I got a house.
Thank you.
stava comprando l'olio quando morì. Ad oggi non si hanno sue notizie. Mio.
Di protezionale, gli
agitazione, quindi non mi sorprende che cosa detto del momento sia ritardo in culo e termini globali. In agitazione. Hai beccato la persona sbagliata, a me piace di po', ma fino alla fine ascoltavo solo le sue canzoni e poco altro infatti da tutta la sua discografia. Quello che posso dire, ma che già mi fate sapere, e i nuovi video di intervista me l'hanno confermato, è che io e me ero un ragazzo di frutta dai maltrattamenti del padre, che hanno segnato la sua vita. Un bimbo mai cresciuto e mai stato veramente bimbo, non sapeva più quale fosse la sua vera identità. Il padre non distribuiva ad assumere ormoni perché la sua vita assumesse certi toni tipici. Dici della musica che era rimasto umile, e alla fine un coraggio con cui non cambieresti mai la tua vita, tutta sua, nonostante i soldi la fai. Perché era profondamente solo e infelice, la morte del sonno continuo provocato da potenti sedativi, credo che fosse per lui l'unica risoluzione ai suoi gravi problemi. Ma di sicuro non era un pedofilo, tu anzi continuo a vivere all'ora dei suoi successi. Altri cambieranno il suo nome, ma per me rimarrà sempre il numero uno dei cantanti, che è un essere umano eccezionale. Thank you.